Questo libro è una raccolta di saggi su Platone, saggi che si sviluppano per decenni. E siccome si sviluppano per decenni, allora si potrebbe subito pensare che sono saggi disorganici, che il libro, insomma, è disordinato. E invece no, e questo è un punto importante. È importante perché evidentemente il mio tormento platonico, la mia passione per Platone, il fatto che sono pazza per Platone ha una sua logica che disegna poi una continuità. A mia scusante, per non passare per un'assoluta ossessiva, a mia scusante posso citare una famosissima frase di Whitehead che dice: l'intera storia della filosofia è una serie di note a margine al testo di Platone. Ora, secondo me, Whitehead ha ragione. Nel senso che Platone non è semplicemente un filosofo o, se si vuole, il primo filosofo, ma è il fondatore della filosofia, ossia è il principio, inteso non soltanto come inizio, ma inteso come ciò che poi decide la struttura di quella disciplina che chiamiamo filosofia. E questo principio non nasce dal nulla. Ne nasce soltanto come continuazione dei saggi della sapienza precedente, ma nasce da una lotta precisa, che è una lotta con Omero, contro l'epica, contro la poesia. In uno di questi saggi rifletto approfonditamente su questo, che è un tema che mi appassiona, perché andare contro Omero, contro la poesia, proporre un tipo di logos, di discorso che avrà un'altra configurazione, un'altra strutturazione contro il logos omerico, poetico, che è un logos narrativo, è fondamentale se si pensa che il logos omerico, la poesia, non è solo narrativa, ma un elemento corporeo molto forte, che è la voce, la vocalità, la poesia omerica è cantata, l'epica è cantata. E non a caso, questo è un punto a cui tengo, non a caso è ispirato dalla musa, voglio dire, non a caso ci sono figure femminili. Ecco che qui già cominciamo ad avere un quadro che posso semplificare, ma che a mio avviso è molto interessante. Da una parte la filosofia che nasce con Platone e si struttura come un discorso, diciamo, razionale, diciamo meglio, come teoria, come discorso noetico, come ciò che non ha in sé l'elemento corporeo dell'oralità e della vocalità, ma piuttosto la mutezza del pensiero, il silenzio del pensiero, la riservatezza del pensiero, solitudine del pensiero. Dall'altra parte abbiamo invece il logos poetico, narrazione, canto, comunicazione, emozione, cambiamento. La comunità che partecipa in modo emozionale, come si dice, con il pathos patologico, è l'elemento corporeo forte che non a caso è rappresentato dalla musa, dalle figure femminili. Ecco, questa dicotomia, questa lotta interiore di Platone, che poi rimane in eredità alla filosofia, come io cerco di dimostrare o di argomentare in qualcuno di questi saggi, questo rimane, si configura, emerge nella filosofia platonica con la famosa distinzione, opposizione fra corpo e anima, fra apparire e essere, fra la mortalità del corporeo e invece l'eternità del pensiero, e se si vuole fra maschile e femminile. Naturalmente non è soltanto Platone, ma c'è subito un'impostazione, per così dire, filosofica, che per esempio vediamo nel Timeo e della grande difficoltà di Platone di parlare della madre materia, sulla quale egli dice: non posso che fare un discorso bastardo perché è indicibile, inconcettualizzabile. E non mi pare da poco che Platone all'inizio della filosofia dichiari inconcettualizzabile il principio femminile. Alcuni lettori di questo libro mi hanno detto: ma questo è un libro non solo su Platone, è un libro su Platone e Arendt, e Hannah Arendt. È vero, devo ammetterlo, è vero. Del resto non credo che qualcuno possa approcciarsi ingenuamente a Platone senza filtri, senza occhiali. Il mio filtro è Arendt, la quale notoriamente
focalizza soprattutto il problema politico di Platone. Dice che Platone è l'inventore, il fondatore della filosofia politica ed è il discorso politico che interessa Arendt. Orbene, molti di questi saggi sono appunto dedicati al problema politico in Platone e soprattutto un tema che mi pare molto attuale anche oggi, che è quello della democrazia. Platone è un grande critico della democrazia, è un antidemocratico e non è certo in questo senso che vanno le mie simpatie e i miei interessi, ma è interessante il discorso critico che lui fa. Lui detesta la democrazia perché dice che la democrazia degenera immediatamente in demagogia, no? Una forma di governo nella quale il popolo è soggiogato, lui non dice popolo, lui dice i molti o i polloi sono soggiogati da governanti cialtroni, ma sofisticamente cialtroni. Molto bravi, molto preparati nell'arte di manipolare i molti, il popolo, descritto da Platone come un famoso vigoroso bastione. Questi cialtroni governanti, dice, allevano il bestione, il popolo, studiando ciò che piace al popolo, ciò che ai molti fa provare dolore, e con questo costruiscono il loro sistema di potere. Che Platone detesta e critica, si noti bene un sistema di potere il cui difetto fondamentale non è questo vizio che può attraversare tutte le forme di governo, che i governanti fanno il loro interesse invece dell'interesse generale, invece dell'interesse dei molti, del bene dei molti. Questo sarebbe una banalità, no? Ma la caratteristica di questo governo, di questa forma di governo che è la demagogia e che noi chiameremo ovviamente populismo, la caratteristica fondamentale, questo mi pare interessante, è che i governanti prendono il potere, gestiscono il potere per piacere del potere, per il loro divertimento, c'è qualche cosa di divertimento e il popolo e quindi il divertimento, il piacere di comandare, di manipolare. Ma notate bene, dice Platone, da parte sua il vigoroso bestione, i molti provano il piacere di essere manipolati, il piacere di essere soggiogati. Ora voi mi dovete dire perché io non devo più leggere Platone, perché dopo decenni devo smettere di leggere Platone. Ci sono spunti incredibili che secondo me invitano qualsiasi persona interessata non solo alla filosofia, ma alla politica, se non alle radici di tutta la cultura occidentale, di leggere Platone in continuazione, senza sosta.